presentiamo oggi la categoria che è la porta d'ingresso al motociclismo agonistico, la Race Attack, e la facciamo con uno dei protagonisti. Ciao a tutti, mi chiamo Stefano, ho cominciato, questo è il mio terzo anno e ho cominciato a fare la Race Attack dopo che sono andato 7 volte in pista, quindi direi che se avete voglia di mettervi in discussione, di provare a fare qualcosa di più di un pareggiamento in un bellissimo ambiente, la Race Attack secondo me è un ottimo posto dove cominciare. Mi trovo benissimo, soprattutto con gli altri ragazzi. Ieri sera ero a cena con un mio diretto avversario e siamo tutti amici fuori dalle gare, però in pista coltello tra i denti, però sempre il rispetto. È un ambiente molto, molto bello e lo raccomando a tutti. Stefano, la differenza fondamentale tra una giornata di pareggiamento e una Race Attack, che sostanzialmente impegna un giorno e mezzo, ma ti dà la possibilità di avere due vere partenze. Sì, esatto, ti dà la possibilità di vivere l'esperienza di fare veramente delle vere gare, che a mio avviso è molto meglio che fare pareggiamenti, perché il livello è più omogeneo. Invece nei pareggiamenti non sai mai cosa trovi, qua è tutto molto più strutturato, organizzato, la gente è qui per divertirsi, è chiaro che dà il massimo, però sempre con rispetto per gli altri, ed è la bellissima esperienza. Ciao a tutti. Niente, io ho scelto la Race Attack, ormai è il terzo anno che ci corro, e ho scelto questa formula perché ha due gare la domenica e si inizia comunque con un buon livello, ma che non è quello degli agonisti, come dicevi tu, e ti prepara bene, insomma. Buongiorno a tutti, sono Basti Daniele, mi sono avvicinato al mondo delle gare quest'anno principalmente, e da un paio d'anni facevo un po' di prove libere eccetera, poi ho detto proviamo a fare qualche garetta, e dato che il moto estate mi sembrava il posto, uno dei posti più sicuro e per iniziare a correre, ho deciso di intraprendere questa piccola carriera. Ma tanti scambiano i pareggiamenti per una gara vera. Quali sono le differenze secondo te che vieni proprio dal mondo delle prove libere? Secondo me durante le gare sono molto, molto più sicuri, ci sono tutti molti più controlli, nei pareggiamenti si è un po' tutti un po' più insieme, con differenze di categorie, anche un po' di tempi, quindi secondo me fare delle gare giuste, così come nel trofeo di moto estate, è molto meglio. Molti sono spaventati dai costi. Passare alle gare costa tantissimo, ma la realtà è che la differenza tra una Race Attack e una giornata di prove libere con pareggiamento non è alta, anzi. Beh, certo, un minimo di differenza c'è, però è anche tutto un contorno, tutto quello che c'è di mezzo, perciò le prove, la gara, le libere il giorno prima, e secondo me è meglio fare qualche gara in più, un campionato così, che magari fare 10-15 giornate di prove libere, almeno si ha la possibilità anche di un po' di crescere.